Il riso integrale è un carboidrato complesso. Cosa vuol dire? Il carboidrato complesso è un carboidrato che viene assimilato lentamente dall'organismo. A differenza dello zucchero, che ha un picco glicemico molto alto, quindi alza molto velocemente la glicemia, il riso integrale ha un effetto molto più blando, ossia la glicemia sale molto più lentamente. Questo, il famosissimo zucchero in bustina, è una droga legalizzata. Lo vedete? Perché crea dipendenza. Questo invece è un ottimo cibo. Ma qual è la differenza tra le due? Come dicevamo prima, lo zucchero alza il picco glicemico molto velocemente. E qual è lo svantaggio? Perché per molti è che ti dà energia, ma se la alza tanto velocemente scenderà altrettanto velocemente, quindi non riusciremo a mantenere la glicemia costante durante la giornata. La glicemia costante durante la giornata è una delle cose più importanti per non bere 4 caffè al giorno, per non mangiare 60 spuntini, per cercare di stare focalizzati e concentrati. Questa è la cosa più importante. Il riso integrale, in verità, come qualsiasi altro cereale integrale, ha la capacità di darci questo innalzamento glicemico molto molto basso. Di conseguenza, in questo caso, riusciremo a avere meno fame e soprattutto riusciremo a essere molto più concentrati durante la giornata, perché non saremo sballottati da questa glicemia che ci comanda. Hanno scritto anche un bellissimo libro, in verità due libri sullo zucchero, che sono molto interessanti. Uno è questo qui, che abbiamo qui al ristorante, che si chiama Dannato Zucchero. È molto bello, molto semplice, e racconta un po' la storia di questo attore, in verità, che si lancia per 60 giorni a mangiare i cibi sani, tra virgolette, quindi anche quelli che si possono trovare biologici, cioè qualsiasi tipo di cibo spacciato per sano contenente zucchero, mangiando solo quello. Leggetelo e scoprite che cosa gli è successo. È veramente molto bello. Non avete voglia di leggerlo, c'è il film, quindi nel caso non abbiate tempo o voglia, c'è il film che vi potrà aiutare. L'altro libro che volevo consigliarvi è... Non ho qua il cartaceo perché non so dove sia finito, ma è molto interessante anche lui. Quindi se volete avere delle informazioni riguardo allo zucchero, leggetevi questi due libri. Un'altra cosa molto importante, naturalmente, è comprare un cibo possibilmente biologico. Sappiamo che hanno fatto tantissime trasmissioni sul cibo biologico e quello meno biologico e l'altro è più biologico. Se tu compri un cibo bio, hai la possibilità che sia bio. Se non lo compri biologico, hai la certezza che non sia biologico. Quindi due cose: o lo recuperate da un piccolo produttore, che sapete che non utilizza niente anche se non ha la certificazione, o possibilmente compratelo biologico. Perché se utilizziamo un riso integrale o qualsiasi altro cereale integrale, nella parte integrale, se gli hanno spruzzato sopra il chimico, mangeremo il chimico, quindi è vero che avremo un carboidrato a lenta assimilazione, ma comunque stiamo mangiando roba chimica. Quindi la cosa più importante che vi dico è: basta con le droghe, utilizziamo un cibo vero.